Ribellarsi a 20 anni è il titolo dell'iniziativa ospitata all'auditorium dell'Istituto Maiorana di Grugliasco, promossa dal Comitato Regionale Resistenza e Costituzione e dal Comitato Resistenza Colle dell'Is per il 70° della Liberazione. Alcune classi del triennio delle scuole superiori della città metropolitana di Torino si sono incontrate per presentare i lavori da loro svolti sul tema della resistenza. A Grugliasco, assieme al comitato Colle dell'Is, in uno dei tanti modi per ricordare questo 70°, assieme ai ragazzi delle nostre scuole, con la musica, per ricordare quello che è successo e per augurarsi naturalmente che non si debba più verificare. Queste iniziative sono molto sentite dalla nostra scuola. Per fare questo abbiamo fatto delle prove in cui abbiamo studiato parti come appunto Bella Ciao, Fischi al Vento o Partigiano di Valle Susa. Per questa giornata il nostro gruppo presenterà 6 brani della resistenza o di canti popolari. La convenzione si tratta di un accordo tra la nostra scuola e il Comitato Colle dell'Is in cui si basa sulla costruzione del tablet basato sull'istruzione elementare media e la progettazione di un sito web. Il nostro scopo è far conoscere l'associazione del Comitato del Colle dell'Is sui loro obiettivi, quali collaborare con le scuole, all'istruzione dei ragazzini, alla memoria della resistenza. Progetto di commemorazione e ricordo dei partigiani e delle grandi cose che hanno fatto per il nostro paese. Il nostro progetto consiste in poche parole nella costruzione di un video che rappresenta che cos'è la resistenza oggi e ieri. Nel nostro video abbiamo messo delle canzoni sulla resistenza, canzoni attuali e meno attuali e diverse foto. La nostra scuola, attraverso questo progetto, ha voluto unire un'esperienza del passato, del 2001 precisamente, in una gita del Colle dell'Is, a un'esperienza dell'anno scorso. Ho messo su questo video, creato questo video che unisse queste due esperienze. Lo scopo di questo nostro progetto era quello di mantenere vivo il ricordo delle esperienze dei partigiani e di altri personaggi che comunque fanno parte ancora oggi del comitato del Colle dell'Is.